Qui abbiamo un pantalone della linea Meyer, ma prima di parlare del pantalone voglio parlare della mia tabella taglia espressa in centimetri. Pigliate un vostro pantalone, chiudetelo come faccio io in questo momento e andate a misurare all'altezza del fascione come sto facendo io. In questo caso io ho un pantalone che è 62 cm, che per 2 diventa una circonferenza di 124 cm e fate riferimento alla mia tabella taglia che vedete sulla vostra destra. Ora voglio parlare di questo pantalone e della sua caratteristica. Ha un tessuto in una micro lavorazione tinta su tinta. Ma la cosa che volevo far notare qui sul tavolo è che nella parte interna del pantalone, sia sulla mia sinistra che sulla parte destra, vedete c'è questo elastico che fa questa estensione. Quindi praticamente cosa vuol dire? Che il pantalone nel punto vita, nel fascione, ha questa estensione di comodità. È una gran cosa per quello che riguarda le vestibilità nelle taglie comode. Altra caratteristica interessante è il discorso poi della chiusura. In questo caso abbiamo la chiusura col bottone, il gancio e il bottone. Questo per abbracciare meglio in questo punto che è la vestibilità del pantalone. Sul manichino ho montato l'altra variante di colore, quindi la variante verde. Vi voglio presentare un attimino le caratteristiche della tasca. Quindi ha questa tasca che è semi francese, quindi non è proprio una tasca molto aperta ma neanche troppo chiusa, ha questa caratteristica di semitondo. Qui abbiamo l'apertura, quindi l'estensione, che nella parte esterna in questo caso riprende la tinta del pantalone. Un'altra cosa importante, quanto vediamo questo pantalone, che rimane molto più morbido qui, ma per quello che riguarda il discorso della gamba, in questo caso non abbiamo una gamba che ha una larghezza veramente eccessiva. Nella parte posteriore abbiamo due tasche, in questo caso a filetto, con la chiusura a bottone. Un'altra cosa interessante, guardandolo poi sul manichino, è il discorso della vestibilità. Il pantalone rimane leggermente più basso davanti perché deve stare sotto lo stomaco, ma nella parte posteriore il pantalone sostanzialmente rimane molto più alto. Questo per non dare quella sgradevole sensazione che il pantalone praticamente si abbassi quando ci muoviamo e ci sediamo. Che dire, taglie forti uomo Rimini, Meyer, siamo sempre una tagliata.